Adesso lascio la parola a Don Paolo, che è il nostro biblista, che ci aiuta a entrare dentro questa icona evangelica che ci guiderà nel cammino, che ci guiderà nel cammino della Quaresima. Sì, come avete intuito, il brano di riferimento è il brano della risurrezione di Lazzaro, che quest'anno ascolteremo nella quinta domenica di Quaresima, quest'anno A, è caratterizzato dalla lettura di tre lunghi brani dell'Evangelista Giovanni. Abbiamo nella terza domenica la Samaritana, la chiamiamo così di solito, nella quarta domenica il racconto della guarigione del cieco, dell'uomo cieco dalla nascita, capitolo 9 di Giovanni, e nella quinta domenica il racconto della risurrezione di Lazzaro nel capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni. E anche il titolo, anche il tema che è stato scelto quest'anno si vede bene vivrà, ma anche se muore, scritto sopra, anche se muore vivrà, è tratto da questo capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, la frase del ascoltato prima nel dialogo fra Marta e Gesù. Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E questo abbiamo scelto questa frase. Questi Vangeli naturalmente sono particolarmente legati al tema della Pasqua, essendo Vangeli che accompagnano nostro di fedeli fino alla Pasqua, ma in questo anno in particolare sono ancora più legati. Se ricordate, quando noi leggiamo ogni tre anni leggiamo questi Vangeli, l'anno liturgico festivo A, sono proprio i Vangeli che da sempre sono stati associati al percorso di avvicinamento alla Pasqua e di avvicinamento al battesimo per i nuovi cristiani, per coloro che ricevono il battesimo. Oggi in particolare gli adulti che ricevono il battesimo nella notte di Pasqua. Sono ricchi, come sempre, il quarto Vangelo di simbologia, sono ricchi di un significato che va oltre quello che è il semplice racconto. Un significato che nel quarto Vangelo è Gesù stesso di solito a dare. Nell'episodio della Samaritana, Gesù dice: io sono l'acqua viva. L'episodio del cieco dice: io sono la luce del mondo, e quindi dice: io sono la vita. Quindi è Gesù stesso che interpreta quello che accade, l'incontro al pozzo e la ricerca di questa donna che cercava, desiderava l'acqua, questo uomo che da cieco diventa vedente, questo uomo Lazzaro che da morto ritorna in vita, lo interpreta proprio alla luce del suo percorso anche teologico del Vangelo, che poi è un po' il percorso anche che accompagna naturalmente chi si prepara a diventare cristiano nel battesimo. L'acqua, la luce, la vita sono chiaramente simboli del rito del battesimo. Nella notte di Pasqua abbiamo, per chi si battezza l'acqua, il cielo pasquale è naturalmente il passaggio dalla morte alla vita. Quindi chiaramente quest'anno è un anno prezioso, quando cade l'anno A in cui leggiamo questi testi, possiamo, se siamo attenti, ripercorrere proprio il cammino che fa dell'avvicinamento alla Pasqua in maniera molto approfondita. Questo testo di Giovanni 11, in cui abbiamo Lazzaro, è interessante. Naturalmente ci sarebbero tante cose da dire. La prima cosa, la più evidente, in questo testo di Giovanni 11 si incontrano, forse si scontrano, la morte e la vita. È un testo in cui chiaramente, in questa pagina e mezzo del Vangelo, abbiamo proprio questo scontro fra la morte, che ha potere sull'uomo e lo porta appunto fino a stare dentro un sepolcro e a emanare cattivo odore, come molto bene diceva Don Giuseppe Cusignani nel commento, e la vita, non genericamente la vita, ma Gesù che è la vita. Quindi in questo brano noi abbiamo innanzitutto questo scontro, che poi è un paradosso, perché si risolve in un paradosso, nel senso che
là dove sembra che la morte abbia vinto, e questo quando all'inizio, se leggete il Vangelo dall'inizio, nelle prime righe c'è questo dialogo strano fra Gesù e i discepoli, per cui Gesù dice non andiamo, aspettiamo ad andare, sta dormendo, non è morto, alla fine Lazzaro muore. Quando Gesù finalmente arriva è morto già da 4 giorni, quindi tutte le persone che sono attorno a Lazzaro, Marta e Maria comprese, sono già rassegnate ad essere state sconfitte. La morte, ancora una volta, ha vinto, inevitabilmente, come tutti finiremo, anche Lazzaro è già dietro una pietra che nessuno più toglierà. E invece, appunto, questo scontro fra la morte e la vita diventa un paradosso, perché quella morte, come aveva detto Gesù proprio nelle prime righe, è per la vita, è per la gloria di Dio. In quella morte si manifesta la vita, si manifesta la gloria di Dio, si manifesta la grandezza di Dio. Questo è un tema ovviamente pasquale, perché noi possiamo prendere questo brano di Lazzaro e commentare attraverso questo brano quello che accade a Pasqua. Il passaggio dalla morte alla vita. Anche lì c'è un paradosso, anzi, il supremo paradosso, come dirà San Paolo, il paradosso della croce. La croce, lo strumento di morte, è diventato per i cristiani simbolo e strumento di vita. Allora, questo brano è bello, interessante, utile, perché ci fa rileggere immediatamente, senza proprio nessuna difficoltà, l'avvenimento della Pasqua. E saremo a 2 settimane della Pasqua, quando lo leggeremo, la settimana dopo ascolteremo il racconto della passione, la neve delle palme, quindi la 5ª domenica di Quaresima, questa aiuterà. E nello slogan, nel tema, nelle parole che abbiamo identificato, c'è proprio questo paradosso, anche se muore, riguarda, no? Impossibile. Detto così, appunto, sembra proprio impossibile, qualcosa di impossibile. C'è un secondo tema che volevo sottolineare, sono solo 2, quindi poi è finito. Un secondo tema, che è quello della fede. Noi useremo questa parola della fede. Tante volte avete sentito, si dice credere, credi tu questo, credevano, non credevano. Questo effettivamente è l'altro tema che Giovanni mette. Anche la frase che abbiamo scelto, per sé non abbiamo messo tutta la frase, perché la frase sarebbe chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi noi abbiamo tolto il primo pezzetto perché non ci sta, per rendere lo slogan più efficace, chi crede in me. Quindi Gesù, quando dice questa frase paradossale, la dice per chi crede, anzi per chi crede in me, dice Gesù. Nel greco la parola credere è la stessa cosa, è la stessa radice della parola fede, quindi quando si dice credere si dice fede, è la stessa, esattamente la stessa radice. Quindi è interessante perché abbiamo questo altro tema che entra prepotentemente nel discorso e nel racconto della risurrezione di Lazzaro. Chi crede in me, anche se muore, guarda, cosa vuol dire credere? 2 accenni che sono dentro questo brano. In tutto questo brano è proprio evidente che credere è credere in Gesù. Mi verrebbe da dire in Gesù presente, in Gesù come presenza. Marta dice, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Noi di solito leggiamo questa invocazione, questo siamo quasi un lamento, come quasi un'ingenuità. Cosa ti aspettavi, Marta? Che Gesù facesse un miracolo, che fosse un guaritore? Allora cosa faceva? Gli dava pirine, cioè, non so, sembra quasi una cosa di questo tipo, no? Credere ingenuamente nel fatto che Gesù poteva guarire le malattie. Siccome guarire le malattie, spesso noi lo leggiamo così, come una richiesta non legittima, come una richiesta non adatta a Gesù, come si dice, cioè Gesù facci un altro miracolo, dai, se c'eri, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. In realtà c'è tutta questa idea che davvero della presenza di Gesù, non è solo la parola di Gesù o l'azione di Gesù a distanza o la potenza di Gesù, è proprio Lui, ci vuole proprio Lui. Qui sta dicendo proprio questo il Vangelo di Giovanni. Perché Lazzaro possa tornare alla vita ci vuole proprio Gesù. Per esempio, lì ci vuole Gesù. E questo Gesù, per come ha raccontato il brano, ha fatto proprio in modo che fosse così. Perché se voi leggete le prime righe si dice che Gesù ha aspettato a recarsi a Betania dalle sorelle e da Lazzaro.
aspettato, pur sapendo, perché lo sapeva, che Lazzaro sarebbe morto, ha proprio aspettato. Quindi ha proprio voluto che ci fosse la sua presenza. E questo penso sia una cosa interessante da associare alla fede. La fede non è una generica fede in una idea, in una dottrina. È la fede, la nostra fede, è una fede in una persona. Una persona che è presente. E poi c'è un altro aspetto della fede che sottolineo. Come sempre nel Vangelo di Giovanni, anche in questo brano si vedono, si mettono insieme il credere e il vedere. Qui accade alla fine, anche, cioè anche prima questa idea, appunto, no? Vogliono vedere, avrebbero voluto vedere Gesù che agiva, ma soprattutto alla fine, tutto il brano, che è lunghissimo, 40 versetti, si conclude con questa frase che credo che la liturgia abbia, sì, la liturgia l'ha conservata. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, credettero in lui. Questa è proprio una frase tipica del quarto Vangelo. Se l'avessimo trovata su un fogliettino staccato, dicevamo subito: questo è il Vangelo di Giovanni. Perché il Vangelo di Giovanni è proprio questa idea, che si arriva alla fede anche vedendo. Vedendo. Forse vi vengono in mente i brani di Giovanni 20, del racconto della risurrezione, quando Pietro e Giovanni vanno al sepolcro dice, no, vide e credette. Vide, cosa vide? Cioè non vide perché c'era, vide che non c'era Gesù, è interessante perché vede qualcosa che non c'è, quindi vede un'assenza, e credette. Allora questo è un altro aspetto interessante. Anche qui noi a volte siamo un po' così schizzinosi su questo, diciamo, ma no, bisogna più riuscire a credere anche senza vedere. Sì, è vero, però Giovanni è meno schizzinoso di noi. Non gli dà fastidio che uno creda perché ha visto. E qui lo dice proprio tranquillamente, alla vista di ciò che aveva fatto Gesù, credette in lui. Dice anche poi che c'erano gli altri che invece. È tenuto dal teologo Piero Coda, e l'altro il 6 aprile è tenuto dal fondatore della comunità di Bose, Enzo Bianchi. Come sempre, il sabato 8 aprile nel pomeriggio si terrà la consegna delle palme ai giovani. C'è una tradizione legata alla Quaresima che è il viaggio alla sorgente. Si invitano le parrocchie oppure le unità pastorali ad organizzare un pellegrinaggio con tutta la comunità su un luogo significativo facendo memoria del battesimo. Tutta la Quaresima sempre ha questo significato, questa Quaresima dell'anno A ancora di più ci induce a poter proporre questa esperienza. Andando alla fine, a pagina 22, l'ultima pagina, troviamo i materiali a disposizione. Come sempre, il dipinto e lo slogan che ci accompagna nel cammino e viene fatto quest'anno, è suggerito, essendo un quadro così anche complesso, no? Con tanti personaggi. Così viene suggerito l'esposizione all'interno della chiesa, però nulla vieta che possa essere messo anche fuori perché è un po' di onda di plastica e quindi non si rovina. E ce n'è di due grandezze, quello piccolo, che è questo, credo, Dario, dimmi di sì, che è questo esposto, che costa 15 euro, e quello grande, che questo piccolo è 1,85 m, quello grande è 1,5 m x 120 m. Questo costa, quello piccolo 15 euro, quello grande 30 euro. Come sempre c'è il calendario che ci accompagna per tutti i giorni della Quaresima e dell'ottava di Pasqua, poi dopo diventerà un calendario settimanale. È il solito calendario in cui si strappano pagina per pagina, in cui troviamo un versetto biblico che è preso appunto dalle letture e una breve meditazione. Anche questo da prenotare. Poi Dario in fondo è attrezzato a prendere tutte le prenotazioni, che vanno fatte comunque entro il lunedì 13 febbraio. Non si
andare oltre per motivi poi tecnici di stampa. Sul sito della diocesi al più presto troverete del materiale scaricabile. Che cosa? Allora, il percorso completo del cammino dei ragazzi, degli spunti per il cammino dei giovani nel tempo della Quaresima, la traccia del cammino degli adulti a partire dalla parola di Dio, la traccia per l'animazione liturgica delle domeniche e delle feste, e poi le celebrazioni penitenziali da poter realizzare con i giovani, i ragazzi e gli adulti. E la distribuzione del materiale avverrà qui presso il centro Caritas il Samaritano. E altre notizie, poi dopo vi chiediamo pazienza ancora per raccontarvi una cosa. Iniziative della pastorale giovanile. Parto da quella più lontana, si chiama Il Camino e si terrà dal 7 al 14 agosto ed è il pellegrinaggio dei giovani della diocesi di Piacenza a Santiago di Compostela. Trovate le informazioni sul sito della diocesi, sul Facebook della pastorale giovanile, e in fondo ci sono comunque già i volantini che si possono ritirare. Lo diciamo perché è importante magari far girare tra i nostri giovani, far sapere che ci sarà questa iniziativa, questo pellegrinaggio a piedi, per un tratto ovviamente, a Santiago di Compostela. Un altro appuntamento che attende la pastorale giovanile è il pellegrinaggio, e questo invece è più vicino, il pellegrinaggio dei cresimati, non dei cresimandi, che poi magari Paolo ci può dire qualcosa di cresimati, quelli che hanno ricevuto la cresima, il pellegrinaggio a Roma dal 22 al 25 aprile, ricolmi di gioia. E diciamo che questo l'anno scorso era stato celebrato insieme col Papa un momento, un giubileo dei ragazzi, e siccome era stato coinvolgente, era stato così bello, abbiamo pensato di provare a mantenere come tradizione nella nostra diocesi il pellegrinaggio di coloro che hanno ricevuto la cresima a Roma, e quindi quest'anno lo riproponiamo. Anche qui trovate tutte le indicazioni in fondo dalla segreteria, ricordi di gioia dal 22 al 25 aprile. È un pellegrinaggio anche questo molto spartano, dorme nelle palestre, eccetera, eccetera, però insomma sarà bello. Vi rubiamo qualche altro minuto per dirvi che è pronta la seconda tappa del cammino pastorale di quest'anno. Sapete che quest'anno ci siamo dati un tempo di riflessione per ridire le direttrici del cammino pastorale della nostra diocesi, qualcuno dice per ridire il noi della Chiesa di Piacenza. Il Vescovo nella sua lettera pastorale apriva dicendo lavori in corso. Abbiamo fatto un primo lavoro che era la parte buona, e il sussidio è arrivato, sono stati ordinati tantissimi sussidi, credo più di 600, molto più di 600, io vedo Dario, che è il mio. Vabbè, comunque tantissimi sussidi che sono stati ritirati dai sacerdoti, e doveva essere svolto un lavoro con gli operatori pastorali. Quando parliamo di operatori pastorali intendiamo i catechisti, gli educatori dei giovani, gli animatori della carità, della liturgia, i consigli pastorali. Purtroppo molti di questi sussidi probabilmente sono rimasti in qualche cassetto, cioè li hanno ritirati e pagati i sacerdoti, ma fatto sta che il ritorno di questo lavoro in diocesi è stato ritornato da circa 20 parrocchie su il numero, e quindi questa cosa qui da una parte è comunque utile, perché noi questi elementi della prima scheda comunque li raccogliamo, sono già stati rielaborati dal dottor Magnani.
Naschi e con l'aiuto dell'Università Cattolica, e ci serviranno anche come base del lavoro del Consiglio Pastorale Diocesano, però più abbiamo contributi, più il lavoro è ricco e più è corrispondente a quello che è la nostra realtà. E dunque arriva il secondo sussidio, in cammino verso la corresponsabilità ecclesiale, e il titolo è Non da soli. Dico come sarà il metodo di lavoro di questo sussidio, che potete già anche prenotare e ritirare questa sera. Noi vi chiediamo innanzitutto, come avete fatto per il primo sussidio, di ritirarlo, ma poi questa volta di consegnarlo perlomeno ai catechisti. Chiediamo agli stessi catechisti di farsi responsabili di questo invito a fare questo lavoro, perché noi lo riteniamo importante. Di leggerlo insieme, di trovarsi nel gruppo catechisti, di trovarsi nel consiglio pastorale, e di usare questo strumento. Dopo Pasqua, gli uffici pastorali, i direttori degli uffici pastorali, insieme al vicario generale, andranno nei 7 vicariati. Adesso vediamo per Piacenza se sarà un incontro di un vicariato, ma insomma, più o meno la misura sarà quella. Andremo a incontrare gli operatori pastorali e a ritirare il lavoro fatto dai consigli pastorali, dai gruppi, dei catechisti, dagli educatori sulla seconda tappa Non da soli. La seconda tappa, come è stato, avrete capito, il tema centrale è quello della corresponsabilità, perché attraverso questi sussidi stiamo cercando di essere, come dire, fedeli all'invito che Papa Francesco ci ha fatto al convegno di Firenze, di veramente leggere e tentare di applicare l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Però dobbiamo farlo, non possiamo dire bravo Papa Francesco e poi dopo noi rimanere fermi. Allora, questo è uno strumento che tenta di darci una possibile lettura di questa esortazione apostolica, che sia abbastanza corposa e complessa. Questa è una pista di lettura e di lavoro. Anche questo sussidio, come quello precedente, parte però dalla parola di Dio, da un brano della lettera agli Efesini, che anche in questo caso è stata commentata da Don Paolo, perché lui lavora a Cottimo, quindi per quello che può lavorare. E la lettera agli Efesini, in cui Paolo esprime il convincimento di fondo che la Chiesa è composta, è edificata dai doni che tutti portano, e quindi da lì partiamo poi per guardare cosa viene detto circa la corresponsabilità ecclesiale in Evangelii Gaudium. Non di meno, quando si cita Evangelii Gaudium e la corresponsabilità, l'essere responsabili insieme della Chiesa, della nostra comunità, non di meno andiamo a ripescare quello che è un tema portante del Concilio Vaticano II, un tema un po' disatteso nel dopo concilio, quello della corresponsabilità. Come la prima scheda abbiamo 3 ambiti di lavoro sulla corresponsabilità. La corresponsabilità intesa come metodo, come esperienza nella vita quotidiana, e quindi ci sarà un determinato percorso, determinate domande a cui rispondere. E la corresponsabilità nella vita quotidiana l'abbiamo pensata come prendersi cura, l'essere responsabili insieme della vita dell'altro, della vita di chi ci sta accanto, perché era una pista di analisi già della prima scheda, no? Nel quotidiano. La seconda è la corresponsabilità nell'educazione, e quindi quale cura mettiamo nei nostri percorsi di crescita per far sì che tutte le singole vocazioni all'interno della nostra comunità vivano questa dimensione della corresponsabilità. Quindi la corresponsabilità nel quotidiano, la corresponsabilità nell'educazione, e poi
ciò che forse è più il pane quotidiano dei consigli pastorali, sempre che si ritrovino, speriamo di sì, questa è un'occasione per ritrovarsi, la corresponsabilità nella vita ecclesiale e pastorale, cioè come concretamente attuiamo un metodo che sia coerente con l'essere una chiesa in cui si vive la corresponsabilità. E in quest'ultimo ambito di lavoro di questa scheda c'è anche uno spazio di riflessione su un singolare modo di vivere la corresponsabilità che è l'azione cattolica. Ci chiediamo come questo è presente dentro le nostre comunità, quale strumento può essere per vivere a pieno la corresponsabilità. Dunque, potete già ritirare il sussidio ha un prezzo politico di 0,50, è giusto Dario, tu devi annuire, sì, ora, di 0,50, però Dario dice che se uno non ha dietro i soldi per stasera, però è una catechista che ci crede in queste cose, può già ritirare queste lettere e poi metterle in conto sulla parrocchia. L'importante è che queste, fate di voi anche catechiste, suore, affini che siete nelle comunità, perché magari parlaci, noi riceviamo tanta corrispondenza, no? Tutti i bollettini dei santuari, e ci dimentichiamo la scheda del lavoro diocesano. Invece voi ci dovete aiutare, portate a casa le schede, poi andate ai vostri parroci e continuate ad assillarvi fino a quando non convocheranno il consiglio pastorale o il gruppo catechisti e elaborerete insieme questa scheda. Sempre poi sarà ridato questo lavoro al vicario generale che con i direttori degli uffici dopo Pasqua andranno in tutti i vicariati per riattivare questo lavoro. Tutto questo lavoro ci servirà, questo materiale non lo buttiamo, ci servirà per programmare l'anno pastorale prossimo e anche per capire già da subito il convegno ecclesiale o i contenuti del cammino che ci attende, cioè noi vogliamo proprio attingere da quello che è il lavoro della nostra diocesi. Don Luigi, vuoi concludere? Per non fare confusione anche tra i sussidi della Quaresima e la scheda gialla, la seconda scheda. Allora, adesso siamo al 7 di febbraio. La Quaresima comincia il 1 di marzo, se allora, i sussidi presentati prima riguardano la Quaresima e la Quaresima il suo percorso e il suo tempo e i suoi contenuti. Questa seconda scheda, in cammino verso la corresponsabilità ecclesiale, quindi il titolo non da soli, si può cominciare a utilizzare. Intanto voi sapete di che cosa si tratta. Verrà presentata anche ai preti nel Consiglio Presbiterale prossimo perché la portino nelle varie zone, nelle varie unità pastorali, nei vari vicariati. All'inizio dell'anno si era detto che le schede sarebbero state tre. La prima, l'essenziale, la seconda non da soli, la terza, la missione in uscita. E la seconda scheda doveva occupare il tempo di gennaio-febbraio. E non ci siamo arrivati giusti, capite anche voi, il gennaio è passato, febbraio è già iniziato, per cui anche per questione di tempo, intanto si comincia in questi giorni, questo tempo di febbraio, a guardarla, a utilizzarla, ma poi se ne farà un uso in tempo.
penso dopo Pasqua, aprile, maggio. E credo che da come verrà utilizzata questa seconda scheda, proprio sulla corresponsabilità, si potrà anche arrivare a un momento di lavoro che dovrà essere importante per la nostra diocesi, che sarà il convegno pastorale. Di solito lo si faceva a settembre, in passato si faceva a Pianazze, a tre giorni, venerdì sera, sabato e domenica, poi si era smesso questa abitudine buona e si era iniziato a fare la due giorni o le due serate a settembre. Allora si vorrebbe provare così a fare il convegno non a settembre ma ai primi di giugno. Io sto verificando quali potrebbero essere i giorni. Si pensava ai giorni che precedono venerdì e sabato che precedono la Pentecoste, però credo ci sia qualche difficoltà anche col vescovo, così per cui non sono ancora da trovare i giorni. Però potrebbero essere nel mese di primi giorni di giugno, e non so, potrebbe essere un venerdì tardo pomeriggio e la sera, potrebbe essere tutto un sabato mattina di lavoro, che vorrebbe dire di contenuti di programma per il prossimo anno 17-18, in modo tale da avere davanti l'estate con già le linee meno forzate di programma per il prossimo anno. A settembre allora si potrebbe fare anche solo una mezza giornata, una mattina in cui il vescovo presenta la sua lettera pastorale e si presenta il programma pastorale. Quindi quella che doveva essere la terza scheda diventerà il contenuto del programma del prossimo anno. Questa sarebbe l'idea. Buonanotte, allora.